Bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio. Da oggi riaprono i ristoranti con il servizio al tavolo, ma non tutti hanno la possibilità di allestire il servizio all'esterno. Sentiamo le emozioni e le richieste di ristoratori aretini nel primo giorno della zona gialla. È finalmente giunto il momento della riapertura per i ristoranti con servizio solo a tavoli in esterno. Ecco, come vi siete organizzati? Qui ci troviamo in Via Madonna del Prato per questa riapertura in esterno. Allora, noi ci siamo organizzati, fortunatamente abbiamo diversi tavoli fuori anche prima, insomma, che succedesse questo, quindi abbiamo apparecchiato. Io sono contenta di riaprire anche se non è proprio il nostro lavoro. Avremmo preferito poter lavorare anche con i tavoli all'interno, più che mai visto il tempo, che insomma non è ideale. Intanto iniziamo così, poi vediamo. Spero che se il tempo lo consente, sicuramente sarà una ripresa alla grande per tutti, penso. Gabriella, qual è stata la sua emozione di oggi, poter riaprire finalmente? Allora, devo dire la verità, io ho 60 anni, mi sembra di avere 15 anni oggi, perché veramente ho il cuore che mi batte e non credevo che dopo tutti questi mesi, riaprire fosse stato come il primo giorno, come se fosse la prima volta che apro un ristorante. Veramente un'emozione grande, sì, quello sì. Intanto c'è chi si sta organizzando per creare spazi alternativi, ma non tutti hanno avuto la possibilità di allestire tavoli in esterno. Così alcuni locali restano ancora fermi e sperano nella pedonalizzazione delle vie del centro storico. Purtroppo noi non abbiamo una ripartenza al momento perché la strada è aperta al traffico e quindi non abbiamo la possibilità di mettere i tavoli fuori. E abbiamo solo il permesso per 4 tavoli da 2, quindi sono 8 coperti e quindi ovviamente purtroppo per noi non è sostenibile. Quindi siamo in attesa di una risposta da parte anche dell'amministrazione comunale per capire se ci sarà la possibilità di rendere pedonale la strada. O altrimenti proviamo, diciamo, ad accontentarci come è stato lo scorso anno con le isole pedonali che dovrebbero partire dal giovedì alla domenica. Il cinema Eden riparte il prossimo weekend e per la multisala servirà attendere il 15 maggio. Si è appena consumata la notte degli Oscar e allora, quale miglior notizia di sapere che il prossimo weekend Arezzo tornerà ad avere il suo cinema Eden perché ripartirete. Al cinema si starà distanziati con la mascherina, con tutte le regole di accesso, però riapriamo il 1º maggio, riapriamo, ricominciamo con la programmazione, ovviamente con un limite nell'ultimo film in proiezione, in modo tale da finire in tempo utile per cui la gente possa rientrare entro le 22, perché rimane comunque questo limite del coprifuoco alle 22. La domenica mattina fa il suo esordio, come quando eravamo piccoli che c'era il film la domenica mattina. Beh, certo, visto che siamo costretti ad andare comunque a letto presto, ci sembrava giusto dare un'ulteriore possibilità, non possiamo sfruttare la sera, allora vediamo anche la possibilità di venire qui la domenica mattina alle 10:30 per vedere il film che possiamo dirlo a questo punto, visto che è stato il trionfatore della notte degli Oscar, sarà Nomadland. Quando riaprirete invece, adesso io vado proprio oltre, l'Arena Eden. Un coprifuoco alle 10 non consente evidentemente di proiettare un film all'aperto, però diciamo se le norme lo consentiranno, l'idea nostra è dal mese di giugno, di solito aprivamo alla fine del mese di giugno, quest'anno pensiamo di anticipare un po'. Cosa offre la produzione? Si trovano film? La macchina si è messa in moto un po' lentamente, però piano piano probabilmente stanno anche aspettando i primi segnali positivi dalle sale. Erano dediti al furto di auto di lusso e avevano colpito soprattutto nel centro Italia. 3 persone sono finite nei guai. L'operazione è stata condotta dai carabinieri, tra i quali quelli della compagnia di San Giovanni Valdarno. Erano accusati di una serie di furti di autovetture di lusso compiuti in tutto il centro Italia, ma sono stati scoperti dai carabinieri, tra i quali quelli della compagnia di San Giovanni Valdarno.
Si tratta di tre persone, tutte residenti nel Basso Lazio, la cui attività illecita è stata commessa tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Tutto era iniziato il 4 dicembre 2020 a Faella, quando i malviventi erano entrati in uno stabilimento di pelletteria, impossessandosi di un veicolo del valore di 70.000 euro, a bordo del quale si erano dileguati. Gli investigatori compresero di essere di fronte a una banda di specialisti perché l'impianto di geolocalizzazione del quale il mezzo era dotato era stato disattivato con un disturbatore di frequenze. Le indagini si sono pertanto sviluppate con la procedura tradizionale, che comunque ha permesso di individuare l'autovettura utilizzata dai malfattori per recarsi sul luogo del furto. La svolta nell'attività investigativa è arrivata nei giorni scorsi, quando uno degli indagati, sottoposto a perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un disturbatore di frequenze. I carabinieri hanno quindi potuto chiudere il cerchio, individuando i tre autori dei reati predatori, tutti originari del Basso Lazio. Due di loro dovranno sottostare all'obbligo di dimora nei comuni di Ardea e Cisterna di Latina, dove risiedono. Il terzo indagato è stato invece destinatario di un decreto di perquisizione. L'operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Arezzo. Brutto gesto stanotte a Laterina, poche ore dal 25 aprile, dura nota del sindaco Simona Neri. Sdegno, non ha nascosto il suo sentimento il sindaco di Laterina Pergine Simona Neri davanti all'oltraggio fatto nella notte a Laterina. Ieri proprio il sindaco aveva reso omaggio al monumento che ricorda i caduti del territorio locale in occasione del 25 aprile. Nella notte una mano ignota ha pensato bene di portare via il tricolore che tra l'altro appartiene alla locale sezione dei combattenti reduci. In un video il sindaco ha stigmatizzato l'episodio. Io non so se sia una coincidenza il ripetersi dello stesso fatto. Non so se questo furto sia dovuto a ragioni politiche o semplicemente all'idiozia di qualcuno. So per certo che questa amministrazione comunale, unitamente all'associazione combattenti e reduci, ovvero i proprietari di queste bandiere, sporgerà formale denuncia per furto e vilipendio alle istituzioni. Vi garantisco che faremo di tutto, utilizzando ogni mezzo perché il o i responsabili di questo atto gravissimo vengano perseguiti. Basta. Zero tolleranza. In occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione di Arezzo, è stata ricordata la figura di Livio Conti, il patriota della Osoppo, fucilato da nazisti il 29 aprile del 45. La cerimonia si è svolta al cimitero di Riutino, dove Conti riposa, presenti familiari e alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale di Arezzo. Lo storico Santino Gallorini ha tratteggiato la figura di Livio nella sua attività nella Brigata Osoppo, con nome di battaglia Cisco, fino alla sua tragica fine. E parliamo adesso di calcio, sport. A 90 minuti dalla conclusione della regular season, ancora l'Arezzo non conosce la sua sorte. Ieri il pareggio con il Ravenna ha rinviato tutto di una settimana. E alla fine nessun sorriso e tutti a rifare i conti. Altri 7 giorni di passione per l'Arezzo che non supera l'ostacolo Ravenna, sceso al comunale con cipiglio inaspettato. Si deciderà tutto nell'altra sponda della Romagna e a Cesena l'Arezzo dovrà andare oltre tutto e tutti. Stellone rilancia Di Palantonio mentre Colucci punta tutto sull'asse. Papa Martignago, il Ravenna presenta subito il suo biglietto da visita. 3 tentativi al secondo minuto con Martignago, Ferretti, Papa ed Esposito, la cui conclusione termina a lato. Brutto presagio per gli Amaranto che stentano a trovare le giuste coordinate. Al sesto, su angolo dalla destra, svetta Boccaccini, ma la sua conclusione è alta. L'Arezzo si affaccia alla stessa maniera poco dopo, ma la difesa romagnola controlla agevolmente. Al 19esimo il Ravenna passa in vantaggio, erroraccio sulla tre quarti di Cherubin su pressione di Sereni, strada spianata per Martignago, il fantasista punta la porta, poi da 20 metri sferra un destro che trafigge Sala. Ravenna avanti, doccia gelata per gli Amaranto. Cutolo capisce che serve una scossa e ricorda a tutti che è il capitano. Il suo tiro è destinato all'incrocio, ma Tomei si supera e devia. L'Arezzo c'è e al 27esimo gli Amaranto pareggiano. L'azione nasce ancora da uno sviluppo sulla sinistra con Cutolo protagonista. La palla buona capita sul destro di Di Paolo Antonio che fa partire una traiettoria beffarda. Tomei respinge, ma la palla sovverte le leggi della fisica e torna in porta.
Il Dipa con il Ravenna ha un conto aperto, mentre Tomei in serata non prenderà facilmente sonno. Il gol è una liberazione e la situazione sembra cristallizzata e si va a riposo in parità. Nella ripresa subito una grossa opportunità. Altobelli fa un buon movimento in area, si gira e tira botta sicura, ma il suo diagonale incoccia il palo e nessuno ne approfitta. Poco dopo lo imita anche Di Grazia, sempre con una punizione insidiosa dai 25 metri. Il tiro sbatte sulla parte alta della traversa. Aspetti il colpo del capo, invece il Ravenna riprende fiato, il guizzante Sereni dalla sinistra impegna Sala in una difficile deviazione, poi la palla capita sui piedi di Carletti, ma l'attaccante sembra essere irretito dal portiere che lo mura nella conclusione a tu per tu. Ci prova anche Cutolo con un'azione delle sue, ma il sinistro attraversa l'area piccola e va fuori di poco. Il Ravenna ribatte colpo su colpo, in questo caso procura un altro brivido alla difesa dell'Arezzo. Finale palpitante, Sbraga salta su corner calibrato, la botta è forte e tempestiva, ma Tomei vola ed è via. Poi ci prova Carletti, ma la conclusione dà l'illusione del gol. Minuto 86, il jolly capita a Ravenna dopo un'azione sulla sinistra, la battuta è di Ferretti che chiude a colpo sicuro, ma Luciani si immola e salva la stagione dell'Arezzo. Il tempo di segnalare il rosso a Vanacore che trancia Jacoponi lanciato a rete in contropiede e il triplice fischio di Zufferdi. Arezzo e Ravenna rimandano agli ultimi 90 minuti le loro speranze. 7 anni fa ci lasciava, 54 anni, Antonio Chierici. Antonio è stato una colonna della grande famiglia di Teletruria, dalla quale era responsabile tecnico e anche ideatore e regista di programmi di successo. Stasera alle 19 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano sarà celebrata una messa in suo ricordo. La moglie Tiziana e le figlie va il nostro abbraccio. E sempre questa sera dopo il telegiornale potrete assistere a 9:10, attualità di informazione, seguirà Block Notice e in studio torneremo a fare il punto sulla situazione a una settimana dalla conclusione del campionato di Serie C. E tra l'altro in chiusura ci sarà l'oroscopo della settimana che seguirà appunto Block Notice. È tutto con lo spazio informativo del pomeriggio, grazie per essere stati con noi, appuntamento a questa sera alle 20:30 con Barbara Perissi.